Ciao a tutti, io sono Federico, vengo dall'Italia, sono un accompagnatore di Ciporto. Ciao Mari, sono in Uzbekistan, sto facendo il tour con Mansur, siamo partiti da Khiva, da Tashnet, perdonatemi, abbiamo percorso col volo interno, siamo arrivati a Urgenc, abbiamo fatto Khiva e oggi ci siamo spostati dopo 6 ore di treno bellissime, con un panorama pazzesco, ci siamo spostati a Bukhara. Oggi siamo qui al centro di Bukhara, il cuore pulsante proprio. Come potete vedere, ogni momento, ogni attimo, ogni angolo che si gira c'è un monumento da scoprire, una cosa dietro l'altra, come questo minareto. Staremo qui ancora oggi, poi domani partiremo, ci dirigeremo verso Samarcanda, che è proprio forse il fulcro, il cuore pulsante della Via della Seta. Perché venire in Uzbekistan? Venite in Uzbekistan, non esitate, perché davvero c'è proprio una correlazione tra la nostra cultura occidentale e quella veramente del Centro Asia. Cioè, pensate che alla fine siamo legati in maniera indissolubile con tutti anche i più grossi personaggi, diciamo, storici di rilievo, da Genghis Khan, Tamerlano, che poi nipoti hanno costruito il Taj Mahal, Marco Polo, gli italiani che pensano che i bucatini e i ravioli siano italiani, invece no, Marco Polo li ha scoperti venendo qui in Uzbekistan. Quindi veramente non esitate, venite, perché anche nel popolo, per mia esperienza, quello che ho visto finora, si rispecchia proprio questa ospitalità verso i viaggiatori, e quindi si può capire perché un tempo fosse veramente proprio il centro del mondo, il giardino del mondo, la seconda Babilonia. Venite in Uzbekistan con Mansur.